Oh, this you crazy mother. Disseminate dai vari DPCM e dalle voci che si susseguono, il campo continua invece a dispensare certezze e sostanza. In A1 prosegue la marcia vincente delle tre prime della classe, Schio e Venezia che vincono rispettivamente contro Vigarano e Broni e Bologna che esce vincitrice dal campo della New Entry Sassari. Poi a seguire anche vittorie per Ragusa e Geas. Ragusa ha la seconda vittoria in volata, questa volta sul campo di Lucca, mentre Geas contro Battipaglia. L'unica, Battipaglia, ad essere ancora a 0 punti insieme a Vigarano. Nel girone nord della Serie A2 servono due overtime al Sanga per vincere contro Sarcido. Vincono anche Crema e Moncalieri che volano così in testa insieme a Vicenza. Nel girone sud della 2 sono Faenza, Firenze e Umbertide a centrare ancora una volta il successo contro Cagliari, Bolzano e Civitanova, confermandosi così alla guida della classifica della Serie A2, appunto del girone sud. Tutti i servizi e gli approfondimenti nel nostro TG Pink. Ci siamo, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata del TG Pink. Oggi è martedì, come al solito, 20 ottobre 2020. Buonasera a tutti, Domenico Buonacorsi, Francesco Strazzari, Chicca Macchi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. E oggi abbiamo molti ospiti, veramente tanti. Facciamo entrare, prima di tutto, chi è arrivato prima, perché bisogna anche andare in ordine di tempo, coach Giovanni Lucchesi. Ciao coach, buonasera. Ciao. Coach, ti faccio una considerazione che facevamo io e Francesco in precedenza. Il quintetto con questi ospiti, Zanardi, Tagliamento, Pastrello, Crippa e anche Chicca Macchi, perché bisogna giocare in 5 per iniziare la partita, poi si può finire anche in 4, in 3, in 2, com'è? Ah, ma il problema è che Chicca deve giocare da 5, e questo è un problema grosso, quindi... E da un certo punto di vista va bene anche, perché così è meno costretta e meno, corre meno, però, però insomma mantiene la sua pericolosità. Poi il 5 atipico è quello che ci vuole, una pallacanestro moderna, Draymond Green. Mi piace Giova, la tua visione, mi piace. Bisogna essere moderni, contemporanei, abili. Giochiamo small ball, mettiamola così. Abbiamo tante novità, tanti contenuti, veramente tanti, e tutto lo facciamo sempre qui sul TG Pink. Abbiamo come ospite live Carlotta Zanardi, che facciamo entrare tra un secondo. Prima parliamo un attimo, facendo un attimo un sunto strazzo di quelli che sono stati i risultati, con anche qualche commento, prima di tutto Chicca Macchi, poi dopo chiediamo anche Giovanni Lucchesi l'andamento di questo inizio campionato, perché è la prima volta che ti abbiamo ospite, poi ti avremo anche per le prossime puntate sicuramente. Vai strazzo. Sì, quarta giornata che si è aperta sabato, netta vittoria di Schio, che quindi rimane imbattuta, 88-49 a Vigarano, resta imbattuta anche la Virtus Bologna, che vince a Sassari 72-68, dopo aver condotto anche per più di 20 punti nel secondo quarto, se non sbaglio, poi rischiando qualcosa nel finale. Domenica invece sono giocate le altre partite, Empoli vince 80-57 con Campobasso, Venezia vince nettamente con Broni 87-38, uno dei big match, sicuramente la partita più tirata del weekend, quella tra Lucca e Ragusa, 72-73, dopo ne parleremo ampiamente. Battipaglia perde in casa con Gea, 63-82, e Lupa ribatte 77-70 Costa, partita molto divertente. Adesso chiedo anche a Chicca e al coach un loro commento su queste partite. Come avete visto queste partite, Chicca, coach? Ma direi che il campionato sta andando avanti regolare come si era preventivato all'inizio, cioè con le prime tre in classifica e le due inseguitrici che di fatto... Comunque vorrei ricordarvi che ho di nuovo i miei libretti degli appunti. evidenziato. Insomma, di grosse... Voglio dire, a parte Schio che domina su Vigarano, tra l'altro abbiamo visto che c'era in panchina Cloud, non si capisce quando e come farà il suo ingresso in campo.
tra l'altro con la novità di Dolson che non ha passato le visite medie e quindi non arriverà a Schio, e penso che a questo punto si cambieranno sicuramente strategia. Venezia che continua a rullino di marcia, insomma, senza guardare in faccia a nessuno, tra l'altro dando insomma un bel 38 punti che mi sembrano un bello spessore. Di Ragusa avete detto, ne parleremo più avanti ovviamente con l'ospite del momento. Esatto. E sesto, insomma, con Battipaglia che ci tengo a sottolineare i 27 punti di Sara Crudo, che ha fatto il partitone. E San Martino che continua comunque a fare sempre un po' di fatica, ma questa volta a fatica vince con Costa Masnaga, con il break decisivo che secondo me poi è propiziato nel momento in cui è salita di tono anche Anderson. Assolutamente sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Ottima disamina, vero coach, da parte di Kikamaki. Da una parte Kikamaki, dall'altra c'è l'aria d'amico, cioè siamo... Giova, guarda che mi apro qua. No. Non vorrei che succedesse qualche problema in casa, per cui... Coach, io ti volevo chiedere, dopo l'ottima disamina che ha fatto Kikka, adesso ti farò vedere la classifica e ti volevo chiedere questo inizio, perché la sorpresa, a mio parere, poi voglio il tuo parere, di queste prime quattro giornate nella vetta alta è la Virtus Bologna. Sì, allora, io ti dico quello che ho visto, ne sto vedendo tante di partite, perché ovviamente non avendo grandi attività a causa questo maledetto, stramaledetto Covid, io vedo questo, cioè ci sono, la Virtus sta giocando una pallacanestro interessante, ha avuto un calendario, a parte diciamo così, la partita di Ragusa ben vinta in casa, comunque giocata in casa, adesso non c'è la questione pubblico che influisce in un modo, come dire, pazzesco, però ha avuto un calendario abbastanza abbordabile, nel senso per un inizio non di quelli sotto pressione. E quindi giustamente, meritatamente, ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere. In questo campionato, secondo me, ci sono due squadre, anzi forse tre, in questo momento che hanno un flusso di gioco molto interessante, molto anche piacevole da vedere. Una è sicuramente Venezia, che sta giocando una buona pallacanestro, segna molto, e questo è un segnale importante, perché vuol dire distribuzione di tiri, soddisfazione, poi Kikka lo sa anche meglio di me. E difensivamente è una squadra che è comunque solida, punta molto anche sul gioco interno, che non è frequentissimo, perché comunque ha due giocatrici importanti in area, oltre a Bestagno che sta continuando sempre a avere un rendimento molto alto. Un'altra squadra che sta giocando bene e comunque in un buon momento di forma è Sesto San Giovanni, che sta acquisendo partita dopo partita maturità e soprattutto consapevolezza del suo organico. Panzera è fuori, è una delle giocatrici più attese, ma nello stesso tempo è comunque Crudo, Sara Crudo la sta sostituendo nel miglior modo possibile. Anche con queste giocate. Esatto, anche con queste giocate di astuzia, di esperienza, un po' alla Macchi. E l'altra squadra... Se tutte le cagate vengono collegate a me. No, invece è una cosa bella. Cioè non è... E l'altra squadra che secondo me andrebbe seguita per come sta giocando è Empoli, perché sia anche a Schio ha giocato una partita solida, ha messo un po' paura a Schio che... come al solito è, secondo me, un motore diesel di grandissima cilindrata, però si mette in moto pian piano, dosando le energie, spalmandole su tutto l'organico che è infinito. Però Broni lì ha fatto una buona partita e con Campobasso i primi tre quarti, almeno fino al momento dell'infortunio della straniera di Leiskens di Campobasso, aveva spinto veramente tanto, facendo canestro da ovunque, e era nettamente avanti, poi ha rallentato leggermente, però sta giocando una buona pallacanestro molto solida, ha questa guardia small che sta facendo molto bene, molto, apre molto spazio, e quindi è una squadra da seguire, diciamo, nella fascia media, ecco, perché
da sempre abbiamo detto che ci sono 3-4 squadre di assoluto vertice, le altre che giocano per infastidirle ci riescono, e bisogna vedere poi il proseguo. Le altre ci riescono, come giustamente detto, e una squadra che nella fascia alta ha vinto quella che è stata la partita più interessante del weekend, perché Ragusa ha vinto 7-3-2 in casa di Lucca, una partita al cardiopalma perché gli ultimi secondi sono stati veramente confusi, stava per andare dalle stelle alle stalle nel giro di 2 secondi, quello che ha fatto Marta Tagliamento, perché ha segnato il tiro allo scadere e poi dopo ha commesso il fallo che ha causato i 3 liberi, poi ha fatto 2 su 3 la giocatrice di Lucca, Spreafico, giusto, che poi ha sbagliato l'ultimo tiro libero. Però noi abbiamo chiesto a Marta Tagliamento un attimo un suo parere su quello che sono stati quegli ultimi minuti e in relazione alla partita bellissima tra Ragusa e Lucca. Ciao a tutti, parlando della partita di domenica, penso che sia stata ovviamente una partita intensa per tutti i 40 minuti. Loro sono una squadra rognosa e unita e sono state capaci di metterci in difficoltà per tutta la partita. Non è stato facile vincere contro di loro. Penso che il nostro errore sia stato quello di cullarci quando abbiamo preso il distacco di 10 punti verso la fine. E loro sono state brave a non mollare e riportare la parità agli ultimi secondi. Gli ultimi 15 secondi della partita, diciamo che sono stati quelli più decisivi e un po' incasinati, perché ci sono stati 2-3 rimbalzi in attacco che siamo state brave noi a prendere e abbiamo avuto la possibilità di tirare ben 3 tiri per la vittoria. Fortunatamente l'ultimo, quello che ho tirato io, è andato dentro. E ovviamente sono tutte emozioni positive, segnare il canestro della vittoria è sempre bello, ma mi fa piacere aver contribuito soprattutto alla vittoria per la squadra, perché ne avevamo bisogno. Avremmo potuto vincere magari in modo un po' più tranquillo e sereno, però lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto domenica e ci prendiamo questi 2 punti che ci servivano tanto. 2 punti importanti per Ragusa, che adesso giocherà la prossima giornata contro Vigarano, una partita sulla carta facile per la Passaracqua Ragusa, però niente facile in questo campionato come sappiamo. E volevo chiedere brevemente sia a Chicca sia a Gio, Ragusa, una squadra sempre stata ad alti livelli, è quella che abbiamo visto un po' più in difficoltà in questi inizi rispetto a Schio, Venezia e poi anche a Geas, perché ormai Geas è una di queste top 4, top 5 del campionato, ecco. E sta un po' mancando l'esperienza del nuovo gruppo, la chimica del nuovo gruppo Ragusa, secondo voi, dato che hanno cambiato anche 2 asset che sono molto importanti, quello del playmaker e del lungo Romeo è rimasta, è arrivata Maria da Santucci, che sta facendo bene, ma è il suo primo campionato a livello nazionale, e poi sotto canestro manca ancora Isabel Harrison, che era sui piani di Ragusa e sta dando molto adesso una mano alla giocatrice giovane finlandese. Chiedo prima a Chicca, poi dopo passo a Gio. Sei muta, Chicca, sei muta, se ti riesci a smutare. Vai, passo prima, ecco. Ok, dai. Ecco. Okay. Stavo dicendo che... lo so, ma qua, cioè, tu devi capire, Giova, che qui a me, cioè, ci sono le cose che prendono vita da sole, cioè, le cuffie non funzionano più, parte Google da solo, vabbè, insomma. È in film. Praticamente, sì, il discorso, come di Ragusa, è che hanno cambiato tante cose. Innanzitutto, come hai detto tu, il playmaker, cioè, Soli a loro dava una quadratura... molto giusta e perfetta per quella la tipologia di gioco che avevano. Sicuramente hanno bisogno di un attimo di tempo per amalgamarsi ancora un po'. Sicuramente l'arrivo anche di Harrison a questo punto aiuterà, anche perché comunque arriva linfa nuova magari in un momento in cui la squadra ha bisogno di un po' più di energia. Per quanto riguarda la partita che hanno fatto, beh, insomma, Marzia mi sembra che è così, Marzia vuoi tutto o niente. Lei è stata protagonista con un rimbalzo in attacco, ha fatto il canestro decisivo, è voluta essere talmente protagonista che ha fatto il fallo anche alla fine per provare a perdere.
Quindi lei è così, ma d'altronde, cioè, cosa ci si può aspettare da una ragazza che si presenta a fare un filmato con la maglietta con gli orsetti? Cioè, lei è... tatuaggi sulle dita. Sì. Però ecco, la cosa che... cioè, io l'ho seguita dall'inizio, Marzia, è una... lei ha bisogno di tempo per riuscire a imprimere quello che è il suo gioco. Io posso dire che veramente lavorando con lei 2 anni di fatto, è una super lavoratrice, ha pagato sicuramente il fatto di avere questo infortunio al ginocchio nel momento in cui stava esplodendo, quindi in questo momento qua ha bisogno anche di prendere fiducia e il coach gliela sta dando in questo momento. Quindi io vedo, in un momento in cui magari Marshall non è ancora al top della condizione, si vede clamorosamente quando entra lei, cambia proprio l'inerzia della partita. Ecco, adesso la prossima partita sicuramente farà 0 e mi maledirà, però insomma questa è un po' la mia impressione su quella che è Ragusa in questo momento. Coach, due battute su... Io condivido anche, diciamo che è una squadra, hai detto prima tu bene, Domenico, nel senso che è la chimica quella che ancora un po' manca. Il playmaker è un non playmaker, nel senso che Nicole è una giocatrice con grande istinto, grande talento, giocate pazzesche, ma anche a volte dei momenti di un po' di, diciamo così, di confusione, chiamiamola in questo modo. Infatti spesso la squadra è più equilibrata con Santucci e con magari anche lei assieme, perché comunque garantisce tiro da 3 punti. Marshall è una giocatrice, è un'esterna particolare, perché è un'esterna di fisico che tira pochissimo da 3 punti, quindi ha bisogno di uno spazio diverso. Cuglier è 2001, quindi, ed è soprattutto una giocatrice di talento pazzesco da un punto di vista anche fisico, però non è un'interna, quindi devono un po', come dire, trovare la giusta chimica sia come tecnicamente sia tatticamente. Questo poi le permetterà loro di avere maggior efficacia e più sicurezza. Ecco, perché non è una squadra che è debole, è una squadra che deve trovare sicurezza. Certo, allacciandomi a questo discorso brevemente, esco un attimo dagli schemi, faccio una domanda al coach. Non è che l'ha trovata la Virtus questa quadratura, perché io, Romeo, è una giocatrice che paragono molto a Dalì. L'anno scorso Dalì era playmaker della Virtus, adesso è stata affiancata da una playmaker esperta come Valeria Battisodo. Ci può essere una specie di collegamento tra... Perfetto, è il discorso che faceva prima Chicca, cioè Soli e Romeo erano una coppia di un certo tipo, come potrebbe essere Santucci e Romeo, però Mariella è ancora, pur non essendo una bambina, nel senso, perché ogni tanto ci dimentichiamo che comunque è una 97, quindi esatto, va per i 24 anni, non è proprio giovanissimo, è giovane, non più giovanissimo. E Virtus appunto ha preso un playmaker come Valeria, esperienza, metronomo, non egoista, e dà quell'equilibrio a una squadra che poi da un punto di vista, diciamo, del reparto straniere ha fatto gli investimenti giusti, perché Bishop è una giocatrice di primissimo piano, Williams ha grande esperienza ed è una guardia che in Italia può dettare legge nelle giornate di grande vena. E poi completa il tutto con l'altra, che non mi ricordo mai, esatto, che è sostanza ed equilibrio. Quindi è una squadra di grande equilibrio. Se le italiane danno un apporto significativo, ovviamente la squadra è destinata a aumentare ancora di più il rendimento, che è già alto. A proposito di italiane, abbiamo anche intervistato altre 2 giocatrici, che sono Silvia Pastrello e Martina Crippa. Strazza, rimaniamo sulla partita, quella che è stata Ragusa-Lucca, e sentiamo cosa ci ha detto Silvia Pastrello in questi un paio di minuti. Allora, innanzitutto sono felicissima davvero di essere tornata in campo e non vedevo proprio l'ora di tornare. Vedevo proprio l'ora. Per quanto riguarda Lucca, sì, noi quest'anno abbiamo avuto una partenza tosta in salita, e infatti abbiamo incontrato squadre forti, non ci ha aiutato. Siamo una squadra molto giovane. Secondo me anche work in progress, in quanto non siamo ancora al completo, abbiamo moltissimo margine di miglioramento e molti aspetti su cui lavorare, e partendo soprattutto dalla difesa. Però secondo me abbiamo anche tutte le carte in regola per poterlo fare,
e togliersi qui soddisfazioni anche quest'anno. Per quanto riguarda il rientro in campo con squadre, subito con squadre forti, mi ha spronato moltissimo, infatti ero molto più concentrato sulla partita e questo mi ha aiutato a non pensare al ginocchio, infatti da quando ho iniziato a giocare non ci ho mai pensato e quindi non mi ha mai limitato più di tanto e di questo sono molto molto felice. Magari a volte sono rimasta come tra virgolette delusa da me stessa perché da quando sono tornata è come se mi aspettassi, ho avuto questa reazione che è come se mi aspettassi qualcosa di più da me stessa, non so come mai. Però già il fatto di essere tornata in campo per me è davvero tanta roba. Siamo molto contenti che sia tornata in campo Silvia Pastrello, perché lei, come Alessandro Orsili, l'intervista andava ancora avanti, ma non ce la facciamo coi tempi poi a far inserire tutti, perché abbiamo Carlotta Zanardi che adesso la facciamo entrare subito. E, è una giocatrice fondamentale per Lucca, una giocatrice giovane, come il progetto giovane, quello delle Mura Lucca. Facciamo un in bocca al lupo adesso anche Alessandro Orsili, perché ha preso una botta nel setto nasale che non è di grave entità, però comunque dà fastidio e deve cercare di recuperare. Vediamo quello che potrà fare Lucca, perché Silvia Pastrello Strazza giustamente ci ha detto che è una squadra che non è ancora al completo, come la maggior parte delle squadre, ma soprattutto una squadra giovane fa un po' più di fatica in questo momento. Sì, assolutamente, noi anche nelle scorse puntate ne abbiamo parlato sempre bene, nel senso che il progetto anche costruito attorno alle italiane giovani c'è e Lucca sta dimostrando di volerlo portare avanti anche con gli arrivi di Russo e Miccoli e Sprafico nell'ultima stagione, in questa stagione. È chiaro che i problemi fisici, i problemi di tesseramento con le straniere, una cosa e l'altra, il calendario complicato, vanno poi a incidere anche su questi risultati iniziali, con Lucca che si ritrova, tra virgolette, soli due punti dopo queste prime giornate di campionato. Sono convinto che sia comunque una squadra destinata a crescere. Una squadra di media classifica, come quel gruppo che avevamo parlato in precedenza, squadra di alta classifica che ha giocato l'ultima partita, l'ha vinta facile contro Vigarano. Vigarano è una squadra che giocherà la prossima partita contro Passalacqua Ragusa, mentre per quanto riguarda la squadra in questione, Schio, giocherà in quel di Broni, campo sempre difficile per via del pubblico, purtroppo adesso non ci può essere tanto pubblico, però sempre un campo difficile. Abbiamo intervistato Martina Crippa, che ci ha detto brevemente qual è la questione e che tag vuole dare quest'anno a la Famila Schio. La Famila quest'anno è una Famila ancora in costruzione, abbiamo tanto su cui lavorare, ma è una squadra con grande energia e con grande voglia di far bene. Quindi un tag per questa Famila direi unione. Che il doppio impegno sarà come sempre molto impegnativo e faticoso, perché dovremo preparare più partite e giocare in poco tempo, però ovviamente dovremo cercare di essere tutte molto concentrate ancora di più, anche perché avremo poco tempo per preparare le partite e dovremo trovare la giusta alchimia e ogni partita riuscire a giocare con testa e cuore. Grazie. Le due partite della nazionale saranno partite toste e ovviamente molto delicate e ci sarà poco tempo per prepararle, ma saranno tutte e due delle battaglie e quindi bisognerà, chi scenderà in campo dovrà ovviamente come sempre metterci tanta grinta e tanto cuore. L'allenatore penso che darà grande energia, e entusiasmo e positività a questa nazionale. Perché c'è anche la nazionale, e le abbiamo chiesto a Martina Crippa quello che pensa delle prossime partite, perché si giocherà nella bolla di Riga e per quanto riguarda altre due partite di qualificazione contro Romania e Cecoslovacchia, correggetemi se sbaglio, ma dovrebbero essere queste. E, chiedo a Chicca, prima di far entrare Carlotta Zanardi e parlare di Serie A2, e chiedo anche a te, come si gestisce un doppio impegno? Perché non è facile, soprattutto in questo periodo, te lo puoi immaginare, dato che siamo sotto il Covid e queste giocatrici devono anche stare a una serie di regole difficili, ma le devono seguire. Come si gestisce adesso da un punto di vista fisico, te lo voglio chiedere, inizio stagione con le gambe ancora un po' non fluide, mettiamola così. Ma sai, Schio ha sempre avuto la possibilità di avere una rosa di 12-13 giocatrici, quindi il punto di vista, dal punto di vista fisico non è mai stato un grossissimo problema, nel senso possono permettersi di essere un po' più imballate, ecco, perché comunque hanno tantissime bocche da fuoco, quindi non è il problema di gestire se uno o due principali giocatrici non fanno canestro.
Sicuramente loro si basano tantissimo su Grudà, che è quella principalmente un po' l'asse portante di questa squadra. Per il resto, voglio dire, sono tutte ottime giocatrici, se entra una entra l'altra non ci sono grandissime differenze. Il doppio impegno in questo momento qua, io l'ho sempre considerato un vantaggio. Sì. Innanzitutto perché comunque giochi molto di più e ti alleni molto di meno, e non è il discorso di non allenamento, è il discorso di dire di fare più partite e quindi di essere più pronte alla competizione, a giocarsi da subito partite tirate magari, e quindi già mentalmente a prepararsi per quelle che possono essere le sfide decisive. Ripeto, poi sicuramente Schio è la squadra che ha meno problematiche su un doppio impegno, come sarà anche Venezia, avendo la squadra molto lunga che quest'anno, quindi non penso che sarà un grosso problema. Il discorso di avere queste limitazioni per il Covid, sì, lo vedo un problema fuori, non lo vedo un problema interno, nel senso che comunque Schio so essere super controllata, soprattutto in vista della bolla. Solo per farti un esempio, in Francia, che sono delle professioniste, ci sono già due squadre che sono ferme completamente ai box perché hanno avuto una, due, una, tre casi di Covid e si sono bloccate tutte. Quindi anche lì cominciano i primi problemi. Certo. Staremo a vedere, insomma, quanto saranno preparate le squadre anche su questo discorso. Quello che agevola in questo periodo dal punto di vista sul campo più partite era quello che dicevamo in precedenza, correggetemi se sbaglio, cioè la chimica di squadra, nel senso giocando sempre di più si prende più ritmo, ci si conosce di più, giusto? Ve lo chiedo. Giustissimo, è la base di tutto. Prossima giornata, e poi dopo passiamo alla serie 2 e facciamo entrare Carlotta Zanardi. Vai Strazza. Sabato 24, Lucca Venezia, subito match molto interessante, Ragusa Vigarano, Campobasso Battipaglia, Broni Schio, Virtus Bologna, San Martino Lupari, direi un test importante per vedere appunto i progressi della Virtus, Geas Dinamo Sassari e Costa Masnaga Empoli. Partita di cartello da terzi, ve lo chiedo, chicca, Gio. Gio, rispondi tu, se no faccio il monologo. No, vabbè, sempre Ilaria. Deve... Secondo me Bologna e San Martino. Sì, Bologna, anche secondo me, infatti, se tutto va come deve andare, finalmente riuscirò a vedere una partita dal vivo, quindi molto probabilmente sarà Bologna. Molto bene, molto bene. In quel bellissimo impianto che è la Virtus Segafredo Arena, in fiera, ha fatto veramente molto bene. Adesso la faccio entrare subito e glielo chiedo direttamente. Carlotta, sei in diretta. Qual è la partita che ti interessa di più di queste? Nessuna. La tua risponderai, giusto? No, vabbè. No, direi anche Bologna-San Martino di Lupari. Bologna-San Martino di Lupari. Vabbè, rimaniamo, faremo un focus anche su questa partita, Bologna-San Martino di Lupari, settimana prossima. Ciao Carlotta Zanardi, benvenuta. Ciao. 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 Allora, ciao, prima domanda per rompere il ghiaccio. Ti favi Lakers o Miami per la finale NBA? Lakers. Era dai, pro chiudi Lakers. Collegamento. Via. Basta. La togliamo, guarda, la tolgo subito. No. No, basta. Allora, Carlotta, prima di tutto, benvenuta. Com'è questo campionato nazionale? Ti chiedo subito un aggettivo a pelle, come lo senti? Come l'hai vissuta? Perché avete affrontato squadre di categoria, ve la siete giocata con tutte, perché ricordiamo Umbertide è ancora imbattuta, Faenza è ancora imbattuta, Selargius era imbattuta prima della vostra sfida, quindi cosa mi dici? Sicuramente tosto, molto più tosto della Serie B che facevo fino all'anno scorso, c'è molta più fisicità e però appunto ce la siamo cavata comunque anche nelle prime due partite contro due avversarie forti che appunto non sono ancora state battute e la terza siamo riusciti a portarcela anche a casa, quindi sta andando tutto bene. Con una grande partita, avete battuto Selargius, che era una delle squadre più in forma di questo campionato, e noi ti abbiamo visto anche nella partita contro Faenza, perché eravamo dalla parte opposta, però ti abbiamo visto molto bene e siamo rimasti molto molto colpiti dal tuo gioco. Chiedo prima a Gio, poi passo la parola anche agli altri,
confermi quello che hai detto sull'articolo della Federazione Italiana Pallacanestro riguardante una giocatrice che conosci bene. Sì, sì, ma è assolutamente. Charlie intanto è una ragazza intelligente, questo è il punto di partenza che cambia molte cose a volte, perché non basta il talento, la personalità ce l'ha, è giovanissima, è allenata molto bene, è cresciuta e sta crescendo molto bene, credo che insomma, se senza fretta possa diventare e raccogliere tutto quello che lei desidera, al di là di quello che si aspettano gli altri. L'importante è che lei raccolga quello che vuole e che desidera. Quindi confermo tutto. Confermi tutto. Chicca è molto, molto curiosa di vederti, giusto Chicca? Perché molto. Vero? Ne hanno parlato molto, stanno parlando molto bene di te, a parte questa palla persa che non va bene, non sto scherzando. Che è un classico, quando fai un complimento arriva esatto. Il video che fa il video di una partita di 2 ore, ho preso forse l'unica palla persa della partita. Adesso avete, guardiamo un attimo il calendario, la prossima sfida giocherete in... correggetemi se sbaglio che non riesco a trovare la partita, un attimo, no, okay, no. Aspettiamo a Marche, ci vediamo a Marche, e ti chiedo Carlotta, che squadra è questa Brescia, perché noi l'abbiamo vista dal vivo, ripeto io Francesco, e abbiamo visto che c'è già un gruppo ben formato, che venite da una serie B, a differenza di altre squadre, faccio un esempio di serie 1 che sono formate solo adesso, e la Dinamo Sassari è l'esempio più facile che mi viene alla portata di mano, che è una squadra che si deve conoscere. E vedo che siete una squadra molto intensa, ecco, questa è l'impronta che date a ogni partita, e avete questi identikit nelle vostre vene o c'è qualcos'altro che dobbiamo ancora vedere, che non abbiamo ancora visto? Beh, allora, noi siamo una squadra molto giovane che giochiamo insieme da un sacco di anni, praticamente 8-12 della squadra, almeno 3 anni che giochiamo insieme. E quest'anno appunto sono arrivate 4 nuove che però si sono adattate subito e ci troviamo molto bene con loro e sì, siamo una squadra molto intensa che ha voglia di vincere, voglia di giocare insieme perché ci conosciamo, quindi conosciamo anche i propri difetti e riusciamo sempre ad aiutarci nei momenti di difficoltà e vogliamo dimostrare che nonostante appunto la giovane età possiamo dare tanto. Chicca, qualche curiosità su Carlotta? Qualche domanda? No, io voglio vedere la carta d'identità, cioè realmente tu sei di 5 palli così? Sì, però sei di gennaio, non sei di dicembre. Marzo, dai, siamo vicini. No. Io voglio sapere una cosa, ma visto che insomma spero al più presto di riuscire a venire a vederti una partita dal vivo, perché insomma mi sembri una giocatrice molto interessante, so che a te dirai chi se ne frega che viene a vedermi questa qua, però a me piace l'idea di andare un attimo a vedere in giro le giocatrici. La mia domanda è stupida, faccio paragona quando ero giovane, io dicevo, ma tu entri quando c'è una partita, entri pensando adesso entro e faccio la differenza, oppure entri tutta timidina e dici vabbè, mi prendo quel tiro, poi guardi alla fine che cosa hai fatto. Cioè tu la vuoi vincere tu la partita? Sì. Diciamo, cioè che diciamo me la vivo molto sul ragazza. Momento, però cioè non c'è storia, nel senso è ovvio che entro perché voglio vincere, perché voglio dimostrare che nonostante ho ancora solo 15 anni, cioè comunque ci sto in campo e voglio starci. Bene. Perfetto. Posso raccontarti un episodio? Vai. Tanto così mettiamo in difficoltà Charlie. Allora, prima dell'Europeo, ormai qualche tempo fa, Charlie aveva avuto un problema muscolare, non era niente di grave, però era abbastanza fastidioso. Eravamo a Pesaro, Charlie forse se lo ricorda, insomma, ed era abbastanza giù, non era proprio entusiasta, giustamente. E insomma, feci una chiacchierata con lei, nel senso che parlai io e gli dissi semplicemente molto sinceramente, guarda Charlie, se vuoi io ti prendo le chiavi della mia macchina e ti do le chiavi perché queste, e immagina che queste siano le chiavi della squadra, perché se stai bene e nessuno vuole ovviamente né forzarti né crearti dei problemi, perché la prima cosa è la loro salute, la loro integrità,
queste sono le chiavi della, della macchina squadra, perché questa squadra è tua e quindi sei tu che devi guidarla. 2005, due anni più piccola ovviamente, delle più giovane delle altre, e finito quella cosa, mi ricordo benissimo, e Charlie si alzò e ti ha rubato la macchina raccontando qualcosa. Comunque si alzò molto più, diciamo così, rilassata, non è che avesse detto molte parole, però si alzò tranquilla, andò dalla preparatrice e disse: voglio cominciare a fare qualcosa comunque. E da lì riprese pian piano e tornò in campo e poi fece un europeo, diciamo così, eccellente a dir poco, ecco. Però e la rabbia è che quest'anno, forse con l'annata Under 16 del 2004-2005, avevamo una squadra per prenderci un'altra medaglietta, ma per loro soprattutto, perché se la sarebbero meritata veramente. C'è anche un'altra giocatrice interessante che gioca in quel di Costa Masnaga, che tu conosci bene, e molte altre ragazze che si stanno dando da fare molto. Io credevo cosa che ti avesse rubato la macchina, Carlotta. No, perché poi la macchina andavamo col pulmino, quindi io mi ero prevenito, avevo messa davanti all'albergo, non è la macchina, era lì. Quindi. Carlotta Zanardi, per chi ancora non la conoscesse, gioca a Brescia, che in Serie 2, Girone Sud, facciamo un attimo un recap di quello che è stata la giornata di Sud e Nord, preparando quella che sarà la prossima. Allora, Girone Sud, dalla partita di Brescia l'abbiamo già detto, prima vittoria in campionato per Brescia, che batte Selargius fino a questo momento in battuta, restano in vetta invece ancora punteggio pieno Firenze, Umbertide e Faenza. Poi big match del girone sud, diciamo, di questo weekend è stato Valdarno contro Nico Basket, vittoria di San Giovanni Valdarno, che quindi si conferma comunque come una delle candidate principali alla promozione. E da segnalare, prima vittoria in campionato per Patti, che batte Livorno con un'ottima prova di Verona e Cupido, le due ex Palermo. Questa la prossima giornata, esatto, che così chiudiamo il sud per poi passare al nord, perché c'è stata una partita un po' interessante al nord. Assolutamente, sì, vado veloce, Bolzano contro Patti, Cagliari-Selargius, uno dei tanti derby sardi, Livorno-Cagliari, Nico Basket-Faenza sabato sera, e domenica La Spezia-Valdarno, Civitanova Marche-Brescia e Firenze-Umbertide. Carlotta, partita di cartello? Civitanova Brescia, direi. Civitanova Brescia. Vabbè. Vabbè, allora ditelo voi. No, partite interessanti. Nico Basket Faenza, una partita d'alto livello. Poi anche Spezia San Giovanni Valdarno. Vediamo cosa farete anche voi in quel di Civitanova Marche, perché è una squadra che ha preso 50 punti la prima partita contro Faenza, però dopo si è ripresa battendo Bolzano. E quindi sarà una partita molto, molto intensa, con un'altra squadra giovane del campionato. E per quanto riguarda la 2 Girone Nord, mentre tu parli io prendo le immagini. Ok, Girone Nord, parto ovviamente dal match del weekend, quindi due overtime sono serviti a Sanga per battere Sarcedo 9-5-8-7, con una super Susanna Toffali che, con questo canestro che adesso vediamo nel video che stai proiettando, ha mandato la partita al primo overtime, quindi canestro in penetrazione allo scadere, 19 punti se non sbaglio per Toffali e super prestazione di Cicic, che ha chiuso tipo con 39-40 di valutazione, 20 rimbalzi e altrettanti punti più o meno. Altre partite da segnalare, il big match era Alpo contro Moncalieri, quindi riedizione della semifinale di Coppa Italia di qualche settimana fa, 6-9-7-2, vittoria in trasferta di Moncalieri, restano imbattute appunto Moncalieri, Crema e Vicenza, mentre arriva la prima vittoria di Scrivia, che avevamo detto essere un pochino in difficoltà dopo le prime giornate, si è ripresa e adesso sicuramente darà filo da torcere a tutte. Chicca, un giudizio su quel runner, giusto? Non è un floater quello, perché dovrebbe essere un runner, perché floater qua passo la parola a Giovanni. Coach, è un floater o un runner? Non lo so. Okay. una parola a Carlotta lo chiamo a tutti, chiediamo anche da casa. Per me è un runner, canestro molto difficile, ma sai, alla fine sono quei canestri che uno magari si immagina, no? Magari nei suoi sogni, se li hai già visto, un canestro fatto così, fatto poi in un momento decisivo che può portare a un overtime o vincere una partita, ha un gusto doppio. Io invece volevo chiedere questa cosa a Carlotta, ma la prossima partita in che range di punti rimaniamo?
Cioè, tra i 15 e 20 possiamo. Ah, ok. Puntiamo sempre meglio. Prima di leggere quello che è il prossimo turno del Nord, coach, chicca, qualche sorpresa, qualche non sorpresa per quanto riguarda il Sud come risultati, qualcosa che vi ha dato, vi è balzata all'occhio, in poche parole? Vai Giova, fallo tu tecnico. Sì, perché te non c'hai la risposta pronta. Non c'entro niente. No, cioè, non è ancora presto, veramente ancora presto. Per troppo presto, perché è come chi si lamenta: ah, io gioco poco, gioco tanto, è troppo presto. È la stessa cosa, Charlie deve. Anche per lei, sarà un crescendo sicuramente, avrà alti e bassi, però non so, una cosa che non nota nessuno è gli assist che dà, le assistenze vere e proprie che lei dà, e questo è sintomo di un playmaker, perché lei è un'ottima realizzatrice, ma anche un playmaker, e non ce ne sono tanti in Italia di playmaker, ce ne sono tante palleggiatrici, ma playmaker pochi. Palleggio come si usa adesso. Esatto, palleggio. Palla palleggio, ma lei invece... Mi hai rubato quindi... la considerazione, Joe, perché volevo fare una domanda a Carlotta, perché l'ho vista giocare, l'ho vista passare molto bene, è una giocatrice comunque nel ruolo di playmaker per una Serie 2 femminile, sei anche abbastanza alta, quindi affronti anche delle giocatrici un po' più basse di te. E hai anche un buon tiro, ti chiedo, ti senti più playmaker o più guardia, personalmente? No, allora, io ho sempre fatto playmaker. Sì. E non cambierei ruolo, cioè... Perché è la palla in mano e decidi te, giusto? Sì, ma nel senso che... Sì, mi piace anche tirare, ovvio, però quando do dei passaggi per canestro delle mie compagne, cioè... come si dice? Cioè, mi fa rendere felice perché voglio aiutare la squadra anche in questo modo, non solo a realizzare, quindi playmaker. Playmaker tutta la vita. Ok, girone nord, prossima giornata, via. Sì, si parte venerdì, Carugate contro la capolista Crema, sabato Ponzano Scrivia, Udine Vicenza, Sarcedo Moncalieri, Mantova Alpo e Albino contro Ponte Casalaste Milano, chiude il programma domenica 25, San Martino contro Bolzano. Questa volta non lo chiedo a Carlotta, lo chiedo a Chicca, perché ha la risposta pronta e ne sono sicuro. Qual è il big match per te di questa giornata? Io non lo so, io direi Mantova Alpo. Cioè, Mantova che ha iniziato molto bene, vincendo anche contro Pontano, e quindi vedremo quello che sarà. Carlotta, prima di salutarti e chiudere, ti volevo chiedere, abbiamo chiesto alle altre giocatrici, adesso lo riproduciamo velocemente, di completarci una frase. Pink Basket per me è di primo acchito, per te che cos'è Pink Basket? Dacci un aggettivo, qualsiasi cosa. Oddio. Pressione. Puoi anche dire, per me Pink Basket è chiccamacchi perché ce l'hai sopra. No, Vabbè, per me Pink Basket è chiccamacchi. Visto, complimenti. Grazie, devo andare Carlotta. A vederla questa ragazza. Grazie mille, Carlotta Zanardi, chiccamacchi, Giovanni Lucchesi, Francesco Strazzari, ci vediamo settimana prossima, sempre con Chicca, con Strazza e anche con Gio, se vorrà, che sei stato... Sì, però dobbiamo vivacizzare un po' ancora di più, perché... Adesso vivacizziamo. Vi salutiamo con Silvia Pastrello, Marta Tagliamento e anche Martina Crippa, che ci hanno detto per me Pink Basket è. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Allora, per me Pink Basket è un'occasione per far conoscere e dar voce a tutte le tipologie di giocatrici, anche quelle appunto come me che occupano la parte destra delle statistiche e magari non spiccano per punti durante le partite. Per me Pink Basket è una figata, nel senso che finalmente c'è qualcuno che parla del basket femminile e dà un po' di attenzione a noi, visto che parliamo tanto del basket maschile, ma ci siamo anche noi. Vi mando un bacio a tutti e buona continuazione. Pink Basket per me è passione. Oh, this is you.
crazy mother.